jerk it out. Stiamo girando non male di più, scende la prestazione, ma anche come sempre i soliti due personaggi della stessa, facendo così credo che riuscire a portare il no, assolutamente no, di dire oggi giochiamo con calma, cioè cerchiamo di giocare il pallone come una squadra, così va, questo mica a me non posso fare, e poi ti devono far buttare quelle che devono andare per segnare pure falli, provare a spronare. Sì. Siamo con Arighello alla fine di questo match, avete vinto 2-0, una partita un po' bruttina, però la siete riusciti a sbloccare, dovrà accedere alle fasi finali. Una squadra nuova in questo torneo che però si è fatto valere nel girone, cosa pensi? Penso che dobbiamo ancora crescere calcisticamente come squadra, perché anche se oggi abbiamo fatto 3 punti e abbiamo ottenuto un po' la fortuna questa vittoria. Perché la squadra non è che gira molto bene, ci sono sempre spazi molto ampi dove gli avversari ci possono attaccare. Diciamo che hanno attaccato più loro che, più loro che noi. Però tu in difesa al centro hai mantenuto bene. Abbiamo mantenuto bene a difesa, abbiamo sfruttato le poche azioni da gol che abbiamo avuto. Forse una delle vostre pecche è che non segnate molto. Sì, quello è, non spingiamo molto in avanti e ci chiudiamo troppo indietro, troppo questo. In questa fase finale dovete cambiare un po' la fase dobbiamo offensiva. Dobbiamo cambiare la fase offensiva, specialmente dobbiamo disporci in maniera diversa in campo. Complimenti per la tua prestazione, in bocca al lupo alle fasi finali.